Per tutta una lunghissima fase, questa ambivalenza non è stata rilevata, nel senso che non ha costituito imbarazzo, non ha costituito un problema, anzi, tutt'altro. Come dire, il problema è stato un po' accantonato, è stato messo tra parentesi e noi, i miei antenati scientifici, si sono buttati a corpo morto nella ricerca etnografica, immaginando di poter ricostruire l'identità dei diversi etnos, dei diversi popoli. Se andate a leggere una qualsiasi etnografia, vi faccio qualche nome notissimo che tutti conoscono: Boas, Malinowski, Lévi-Strauss, insomma, ne potrei fare tanti altri. Che cosa facevano? Andavano a vivere presso queste popolazioni per lungo tempo e poi scrivevano i loro resoconti etnografici. Come erano scritti questi resoconti etnografici? I Quakutl, che sono gli indiani di cui si è occupato Boas scrive: i Quakutl pensano, i Quakutl dicono, i Quakutl fanno, e questo dava una forte oggettivazione. Come se quello che Boas diceva di questa popolazione era assolutamente legittimo e vero, e diventava l'identità dei Quakutl. Quando sono andati a fare altri un documentario su questa popolazione di indiani, hanno costretto la popolazione a fare quello che avevano letto sui libri. E la popolazione non lo sapeva che cosa Boas aveva scritto sui libri. E quindi hanno avuto bisogno di un interprete, non linguistico, ma un interprete, come dire, artistico, che doveva spiegare a questa popolazione cosa doveva fare, come si doveva vestire, come si doveva muovere, come doveva reagire, per fare il documentario. Perché la gente sapeva che i Quakutl facevano, pensavano e dicevano quello che aveva scritto Boas. Anche se nel frattempo, da quando era uscito il libro di Boas, all'epoca del documentario erano passati un paio di decenni e le cose erano completamente cambiate. Come se oggi venisse Peppuccio Tornatore, che sabato prossimo sarà a Messina, e dicesse: benissimo, signori taorminesi, adesso facciamo un bellissimo film sull'epoca dell'inizio del turismo, della fine dell'Ottocento. Facciamo un bellissimo film e voi fate gli attori e le comparse di questo film. Chi saprebbe recitare in questo film? Se lo devono fare spiegare alle persone quello che devono fare, come si devono vestire, cosa possono fare e cosa non possono fare, perché alcune cose che noi facciamo oggi a quel tempo non si facevano, non si dicevano, non si pensavano. Come vedete, quei vecchi antropologi tendevano a fissare l'identità etnograficamente con risultati a volte veramente sconvolgenti. Vi faccio un esempio che viene citato da un antropologo francese vivente, molto brillante, che io ho conosciuto a Roma qualche anno fa, si chiama Amsel. Amsel ha scritto un bellissimo libro che si chiama L'invenzione dell'etnia, sconvolgendo, diciamo, questo panorama più tradizionale. Perché l'invenzione dell'etnia? Perché si è andato a leggere tutti coloro i quali avevano scritto resoconti etnografici sui Bambara. Scelgo questo esempio perché somiglia a una popolazione taorminese, quello dei granitari, no? Quello che fanno le granite. Bene, è un cognome di Taormina, ma Bambara è anche un popolo che vive in Africa. Nel nostro sguardo da europei da lontano, noi vogliamo sapere i Bambara chi sono, no? Come sono fatti fisicamente, come si vestono, cosa mangiano, cosa dicono, pensano, fanno. Perché pensiamo che così conosciamo chi sono i Bambara. Bene, Amsel si è preso la briga di guardarsi, leggersi e confrontare tutte le etnografie sui Bambara. Bene, ne è venuto fuori un bellissimo capitolo di questo libro che si intitola A ciascuno il suo Bambara. Cosa voleva dire? Voleva dire che in queste descrizioni ognuno ha detto la sua. Ognuno
che non corrispondeva a quella che dicevano gli altri, se non in alcuni casi marginali. Addirittura non corrispondevano i confini geografici dentro i quali far vivere questi benedetti Bambara. Per cui c'erano alcuni che dicevano: quelli che stanno nella zona nord, vicino il fiume, no, quelli non sono Bambara, perché non fanno questo, non fanno quest'altro, cioè non corrispondono all'identità che io ho stabilito deve essere quella dei Bambara. E altri che al contrario dicevano l'opposto, no, anche quelli sono Bambara, perché fanno questo, fanno quest'altro, che io ritengo essere caratterizzante dell'identità dei Bambara. Vedete come da quella vecchia impostazione si è passati invece ad una nuova impostazione che cerca di guardare all'identità in modo meno fisso, meno sostanziale. Giusto per avere qualche riferimento, questa visione essenzialista, cioè come se l'identità fosse una cosa, è appoggiata qui, io la posso prendere, la posso spostare, poi se la butto l'identità non c'è più. La cosa è soggetta anche a tutto questo. Quando per esempio usiamo quell'espressione stiamo perdendo l'identità, è come se appunto ci riferissimo a qualcosa che ha una sua materialità, una sua sostanzialità, io ne prendo un pezzo e lo butto, o qualcuno viene e me la ruba, oppure, non so, evapora. Questa visione essenzialista addirittura la peschiamo da Aristotele. Ma è esattamente questo il concetto del quale noi possiamo, che noi possiamo utilizzare, di cui ci possiamo avvalere? Bene, perché? Perché se non le consideriamo un'essenza, una sostanza, una cosa, ogni popolo ha la sua identità, il popolo stesso probabilmente manco lo sa qual è la sua identità, e bisogna solo scoprirla. Ma in questa scoperta, appunto, come per gli esempi che vi ho fatto, si rischia di commettere dei gravi errori, perché uno dei due sbagliava quando ciascuno diceva il Bambara è così fatto. Per esempio, alcuni dicevano che i Bambara erano molto aggressivi, violenti, portati per la guerra, per le razzie. Altri dicevano totalmente il contrario, che era una popolazione molto tranquilla, molto serena, che non esercitava violenza. Questo uso del concetto dell'identità così fatto si è rivelato nel tempo assolutamente inutile. E quando noi cerchiamo di comprendere la realtà, inutile che utilizziamo strumenti che non portano a risultati concreti. E quindi si è affermata sempre di più, questo diciamo alla fine del Novecento, dal 1970-80 in poi, tutta un'altra impostazione che viene chiamata, per contrapporla alla visione essenzialista, una visione convenzionalista. L'identità come cosa non esiste, è una costruzione, e cioè dire è un processo, un movimento. C'è un bellissimo esempio che viene fatto da Francesco Remotti, che è un antropologo adesso molto anziano, andato in pensione, dell'Università di Torino, che ha iniziato il suo libro che si chiama Contro l'identità, che firmato da un antropologo è come dire contro me stesso, ha fatto un bellissimo esempio che è quello del mare. Voi osservate il mare. Il mare, prendiamo il mare di Taormina, c'è un mare più bello di quello di Taormina? Impossibile trovarlo, giusto Giorgio? Ma questo mare com'è? Come facciamo a dire che è bello? Come facciamo a dire che è il mare Ionio? Quando andiamo in pescheria cerchiamo il pesce del nostro mare, perché ci fidiamo, perché ci sembra più buono.
c'è un rapporto, come vedete, che non è molto razionale, c'è qualcosa proprio di emotivo, di complesso che ci lega a questo mare. A questo mare è il mare Ionio? No, perché da quando io sono nato ad oggi probabilmente tutto il mare qui di fronte nel frattempo è evaporato, è andato a finire nelle nuvole, è cascato in Ucraina, è diventato un fiume che è andato a finire nel mare Baltico. Ma è proprio questo, e le onde del mare, Remotti parla proprio di questo esempio, le onde del mare, cioè il movimento che cambia anche la terra, il rapporto del mare con la terra, che ossigena il mare stesso. Insomma, vedete, se noi pensiamo che il mare è bello perché ha una cosa che lo definisce come mare, rischiamo di non comprendere che invece proprio il mare ci affascina per il suo continuo mutare, per il suo continuo essere qualcosa che si rinnova. Anche le nostre cellule cambiano continuamente, le nostre cellule muoiono e si rigenerano. Quando non moriranno più, non si rigeneranno e noi siamo un cadavere. Vedete quindi come il mutamento, il cambiamento è l'essenza delle cose che fanno parte della nostra vita. Nella natura, come l'esempio delle nostre cellule o l'esempio del mare, ma anche nella società, nella cultura. Immaginate una società che si riproduce di generazione in generazione identica a se stessa. È una società che muore, che muore. E quando noi andiamo in paesi lontani, qualche volta ci facciamo anche prendere da uno strano meccanismo. Quando per esempio diciamo, andiamo in un posto, per esempio in Africa, no? Posti che pensiamo arretrati, diciamo, sono fermi a 2 secoli fa, ma quelli sono nostri contemporanei. È una prospettiva, siamo noi che pensiamo che loro siano fermi. Non sono fermi. Assolutamente. Anche un villaggio isolato in una zona impervia e irraggiungibile dell'Africa, come capita a me in questi anni, non è ferma assolutamente. Cambia continuamente. Ma aggiungiamo un altro elemento, non solo cambia continuamente, ma non è vero che è isolata come noi pensiamo. Assolutamente. Anche in un villaggio dove ci vogliono 4 ore di cammino per arrivare, la gente vive dentro un contesto globale, è condizionata da quello che succede in America, in Europa, in Asia, esattamente come noi siamo condizionati da ciò che avviene a livello transnazionale.